tempi sono davvero stati lunghissimi, speriamo adesso in una ripresa dei lavori che ci è stata promessa, ci è stata annunciata da più parti. Non vorremmo però che si finisse come il gatto in tangenziale, parafrasando un titolo di un film. I cittadini sono stufi, i cittadini, la nostra gente, il nostro territorio vuole questa opera finita nel più breve tempo possibile. Ma ci sono dei dubbi e delle perplessità in merito alla bozza di accordo tra la provincia e i comuni e Autovia. Il primo relativo alla dismissione da parte della provincia del tratto di provinciale che insiste nella parte del centro di San Giorgio in direzione Carpaneto. Questa dismissione prevede un interessamento successivo per quanto riguarda anche le opere di manutenzione da parte del Comune di San Giorgio. A fronte di questo, certamente vanno definiti alcuni nodi fondamentali. Nel punto di arrivo, cioè nella zona di innesto della tangenziale con la strada per Carpaneto, dove ci sarà una rotonda, stiamo chiedendo che venga definito l'innesto e la possibilità di ben collegare la zona industriale di San Giorgio. Ci sono delle opere che vanno realizzate anche all'interno del territorio di San Giorgio, che sono opere importanti e per le quali chiediamo di poter iniziare immediatamente, contemporaneamente alla ripresa dei lavori, che sono la realizzazione della bretella tra Via Bologna e la strada per Ponte Nure per sgravare il traffico locale e anche la realizzazione dei due sottopassaggi. Servirebbe anche per togliere i dubbi che sorgono oggi a molti cittadini di San Giorgio che i lavori della tangenziale si effettueranno con solerzia fino a San Polo, ma con meno solerzia dal Ponte del Nure in poi. Ci vogliono tempi certi, la gente è stufa di aspettare. E quindi vuole conoscere i tempi. Quindi io suggerisco che questo accordo debba contenere anche e definire tutte queste questioni.